è frutto, oltre che del suo lavoro sul campo, anche magari di un lavoro che lei ha fatto dal punto di vista psicologico per far capire ai cadi che doveva proprio cambiare il chip nel modo di stare in campo, al di là dell'importanza che ha nei gol, ovviamente. Ma è chiaro che poi quel gesto lì, quei numeri lì che hanno i calciatori, i goleador, i calciatori che fanno gol, i calciatori che arrivano in fondo e sono sempre a lottarsi la classifica dei cannonieri, in base anche a quello che si mette in risalto, poi vengono attratti da quei numeri lì e pensano a fare quei comportamenti che gli danno qualche numero in più in funzione di quello che è la loro classifica personale. Lui ha sempre un po' giocato così, ma è proprio qui la maturità del calciatore che poi riesce a modificare, a completarsi anche in funzione della squadra, perché nelle ultime due partite lui ha fatto vedere veramente di essere un calciatore completo. E quello di ambire ad essere un top player per top squadre. E anche perché poi quello che giustamente vedevate voi e portavate come numeri nello score della partita, poi lo fanno anche le squadre, lo faccio anch'io allenatore, lo fanno un po' tutti, ecco. Invece questo che ha detto lei è tutto, lui rimette a posto tutto con questo comportamento qui, perché noi siamo riusciti a portare la palla dentro l'area di rigore tre o quattro controffensive con il suo contributo che è venuto poi palla in uscita dal terzino destro, lui è venuto sulla tre quarti e l'ha fatta scorrere sul lato sinistro alta da Perisic o da Keita. Perché veniva di là, è venuto incontro, si è girato e gli ha dato seguito poi andando a fare questo passaggio trasverso verso il lato opposto. Ecco. E così diventa veramente poi un calciatore completo e ne trae beneficio lui stesso, perché lui è anche un calciatore, è migliorato anche lì, è anche un calciatore che ha resistenza. Un calciatore non è l'attaccante che rimane lì e che aspetta poi che la squadra gli costruisca. Lui ha la possibilità di andare a pressare come ha fatto oggi e la possibilità di fare quei metri che poi toglie di fatica alla squadra e che la squadra gli restituisce più palloni perché facendo meno metri poi ne riconquistano di più. Corriere dello Sport, a sinistra, poi Rai davanti. Sono qua. Ciao, volevo chiederti, per l'inizio del secondo tempo, l'ingresso di Lautaro Martinez ha sistemato le cose e come? Cioè, cos'è che gli hai chiesto e che cosa è cambiato? Secondo me l'ha sistemata, secondo me abbiamo retto bene quella che poteva essere la difficoltà che si era venuta a creare da un punto di vista di timidezza, perché nel secondo tempo abbiamo iniziato timidi questi passaggi che non arrivano mai a destinazione, questo far le cose semplici, come si diceva prima, questi controllo e ti do palla che muoiono a metà strada, che non arrivano mai e loro risterzavano sempre la squadra, perché poi era come nel secondo tempo, come nel primo tempo, anche l'inizio del secondo tempo, però è mancata quella qualità di far circolare la palla corretta, loro ci hanno preso qualche vantaggio, naturalmente poi funziona così che lo stadio comincia un po' a mugugnare, lo stadio è il nostro, la pesantezza del club è il nostro e allora può succedere che si abbassi un po', c'è da dare un segnale, da dire guardate questa partita è importante portarla a casa, la vittoria oggi davanti a tutto. Poi si ragiona anche di altro, ma la vittoria davanti a tutto, per cui c'è da vincere la partita. Allora tu metti Lautaro perché così si spera che la squadra ne subisca quello che è un segnale che bisogna attaccare, bisogna andare di là e là. Da un punto di vista
di diciamo emotivo, di voler riprendere subito il senso corretto che dovevamo dare alla partita anche al secondo tempo, l'abbiamo fatto. Poi Lautaro è uno che ha quel carattere lì, ha quella forza lì, con queste palle mezze e mezze, le lotta probabilmente meglio di tutti, perché ha questa qualità della palla addosso e questa forza, e anche un po' la sua caratteristica da andare a cercare il contatto fisico, lo scontro fisico, perché lui si sente veramente forte da un punto di vista di questi comportamenti. Poi però, quando la squadra ha riperso 3 o 4 palloni, è successo che tatticamente poi eravamo un po' scoperti, perché loro poi, giocando in questo sistema, palla sul quinto di destra, scarico, palla sul quinto di sinistra, poi noi, avendo un'impostazione tattica, poi si faticava a arrivare laggiù, e con Perisic l'abbiamo rimessa a posto, e siamo stati nelle condizioni di raddoppiare, nelle condizioni però di dover far meglio qualche disimpegno, perché abbiamo perso come sempre qualche pallone di troppo, però eravamo incastrati da un punto di vista tattico, non c'era possibilità di prenderci poi lo svantaggio. Lo svantaggio lo prendo se perdo un duello personale o se faccio un errore che mi comporta che gli altri poi ci creino la situazione, perché da un punto di vista tattico mantengo quella che è un equilibrio, quello che è un equilibrio, e ugualmente provo a rifarti gol, ti posso rifar gol per chiudere la partita, come è successo 2 o 3 volte, e non siamo stati bravi poi a chiuderla. Rai, davanti. Buonasera mister. Buonasera. È stata molto commentata la sua risposta, tra virgolette, alle parole di Marotta, che questa sera ha ribadito che ha apprezzato l'orgoglio che ha sentito nelle sue parole. In realtà, personalmente l'avevo sentito anch'io il suo orgoglio. Le chiedo, se ha voglia di dircelo, qual è a questo punto della sua carriera nell'Azzurra il suo obiettivo da qui alla fine di questa stagione, quale deve essere quello dell'Inter, e se, alla luce del fatto che insomma ci sono tanti punti da recuperare in campionato, ci può essere una svolta, senza voler fare a paragoni che magari le danno fastidio, ma insomma tipo quella che fece Mourinho passando a un 4-2-3-1 estremamente offensivo nell'anno in cui poi l'Inter vinse la Champions, con Eto'o, Milito, Sneijder, Pandev, cioè una squadra che perse forse un po' di equilibrio ma che andò a cercare qualcosa di straordinario, visto che forse la situazione è un po' straordinaria dovendo rimontare questi punti, se ha voglia di dircelo. Da dove vuol partire? Da Marotta? Allora, con Marotta ce l'avete dura, perché in Marotta siamo amici da tantissimo tempo, ma proprio amici, a cena insieme, siamo ai tempi del Venezia di Zamparini, siamo stati in perfetta sintonia avendo ruoli diversi, già lì mi ha insegnato molte cose perché lui era già un dirigente affermato, molte di più me ne insegnerà adesso, perché già ieri sera a cena con il presidente ci ha detto un po' del suo trascorso, dove c'è da prendere per tutti, per cui ce l'avete dura, secondo me è durissima, però ognuno può tentare di fare, può fare i tentativi che vuole. Per quanto riguarda per quanto riguarda il mio comportamento, io quando vengo qui difendo l'Inter, state tranquilli, quello che è l'obiettivo mio è quello di fare i risultati, ma sicuramente di difendere l'Inter. I tifosi dell'Inter debbono difendere l'Inter, perché è abbastanza chiaro, se si rimane lucidi c'è la possibilità di leggere chiaramente tante cose. Non facciamo confusione fra di noi. Poi la mia posizione, posizione di tutti i tesserati, conta relativamente. Quello che conta è l'Inter. Noi bisogna andare ad essere un gruppo compatto, un gruppo forte. Noi, squadra, come ho detto già in precedenza, è una squadra che
che lavora nella maniera perfetta, non c'è nessuno che si tira fuori, perché quello che si tira fuori rimane fuori. Poi è chiaro, se uno lavora male, Spalletti lavora male, in fondo all'anno ci vuole un allenatore da Inter. Pallone di Spalletti non è da Inter, va fuori Spalletti, non ci sono problemi. Non ci sono problemi. Ma non ci facciamo mettere contro tra di noi, perché noi si vuole bene all'Inter, dobbiamo difendere l'Inter. Poi gli obiettivi sono quelli di fare sempre più punti, di fare delle cose straordinarie, di portare l'Inter più in alto possibile, perché va ricollocata dentro quello che è una classifica di squadre a livello europeo importante l'Inter, perché ha quella storia lì, ha quel passato lì. È chiaro che però c'è da fare un percorso. Quando ci volete accostare, come si è sempre detto, a quei personaggi di quell'Inter lì, secondo me per il momento è esagerato. Io non ce la faccio a essere Mourinho in due campionati o in un campionato all'Inter. Ho bisogno di più tempo per tentare di fare qualcosa che lui ha determinato per questo club. Non ci arriverò mai, sono sempre lo stesso discorso. Ve le rispedisco, loro sono quell'Inter, quei calciatori, sono delle cose che per il momento ci sono da fare dei passaggi per andarle a acchiappare. Ecco, però l'Inter ha una squadra di cui se ne può essere orgogliosi, perché non smetteranno, non rinunceranno. Non rinunceranno a far niente i nostri calciatori, perché è la rinuncia che devasta, è quello che ti uccide veramente. Cioè, come in questa settimana, loro sono venuti al campo, hanno fatto quello che dovevano fare, si sono allenati bene, hanno fatto quello che è un lavoro corretto, sia nel modo di eseguire e di far viaggiare le gambe, nel modo di guardarti, di essere lì e di volerti trasferire, che io sto con te e siamo tutti insieme per poter ridirezionare poi quello che deve essere il nostro destino. Il nostro destino dipende sempre da noi, cioè tra i buoni risultati e i cattivi risultati anche di questo periodo, in mezzo ci siamo sempre noi, c'è la squadra.